amici in ascolto, ben ritrovati. Con me c'è Andrea Bacchetti, protagonista della prima parte dello spettacolo di questa sera, che ringraziamo di essere qui con noi, maestro. Grazie a voi, grazie. Dunque, Andrea Bacchetti, piccolissima cronistoria per i più distratti, ci ha messo un po' a scrollarsi di dosso la fama di enfant prodige, che come tutti viene incollata a tutti i musicisti che cominciano come colpa sua da bambino molto molto velocemente. Ci sono, se uno va in internet, le sue foto veramente da ragazzino con Luciano Berio, con questo passato immediatamente... Di grande impatto. Quello cos'è? È colpa del talento naturale? Ma diciamo, non lo so, forse perché erano anche altri tempi, nel senso che io vedo oggi quelli che sono, diciamo, che mi sembra manifestino come me l'attitudine. Oggi mi sembra che, quantomeno qua in Italia, non ci sia più nessuna forma di, non di rispetto, però diciamo di attenzione per il talento, per il, diciamo, per quello che uno fa, diciamo, di un po' più che ordinario, certo. E quindi forse prodotti perché all'epoca un po' preconfezionati sembrano, oggi si passa tutto tutto è, diciamo, globalizzato, e quindi io mi sono trovato in mezzo a quelle cose lì, e tutto sommato sono anche contento, a distanza di tanti anni, di aver incontrato delle persone che mi farebbe piacere rincontrarle adesso, se le più tante sono morte, però se potessi incontrarle ancora non mi dispiacerebbe. Lo credo, tra l'altro parliamo di fiori personaggi, ma diciamo che il talento comunque è indispensabile. Poi sul talento vanno a finire gli studi, vanno a finire pratica. Sì, per forza, certo. È che, sai, io, vabbè, quelli che mi conoscono sanno che sono un tipo umile che non si crede di niente, per cui non, cioè, io sono convinto né di aver talento né di avere per fortuna i fatti la smentiscono in realtà. Ma tra l'altro ho avuto tenacia e devo averne sempre di più, perché il mondo è ormai diventato, quantomeno la cultura in Italia, è diventata una cosa insostenibile, più per cui bisogna cercare di resistere più che si può. No, questa tenacia e resistenza, tra l'altro, se uno guarda lei che cosa suona, spazia veramente nei generi più diversi. Abbiamo ricordato Berio prima, Bach, beh, sì, è stato nel corso degli anni che ho un po' cambiato il repertorio, e quindi mettendo tutto insieme. Prima, quando ero più giovane, volevo essere virtuoso, quindi suonavo più un repertorio da virtuoso. Poi piano piano ho capito che non era per me, allora mi sono dedicato più a Bach, insomma un altro tipo di virtuosismo. Però comunque insomma, l'incontro di Berio, con Berio è stato, certo, importante per me, oltre che per la frequentazione della sua musica, anche per i consigli sul repertorio. E quindi poi comunque ho incontrato anche degli altri maestri. Per me è stato importante un incontro con Miecior Soski, che ero bambino, lui era proprio, aveva passato i 100 anni. Poi anche poi i miei maestri, Scala dell'Accademia di Imola, e un po' tante cose, ma comunque, poiché penso che non ne rimarrà traccia nella storia della mia attività, è inutile stare qua a dire. Quando si chiama, questo si chiama understatement, si chiama questo. E beh, quando parliamo, il suo preferito, se posso rubarle ancora un'opinione, sì, così, se lei decide di suonare, dice, beh, adesso mi diverto, suono Bach? Adesso ormai negli ultimi anni è diventato Bach, perché per esempio per anni ho suonato le versioni Goldberg, credo che l'ho suonato anche qui una domenica mattina. Sono in disco, non so anche quanti, immortalate. Sì, ce ne sono varie versioni. Io mi sono dedicato a quelle, ma in realtà tutto è partito dal fatto che, se vedete le versioni Goldberg, poi sono un pezzo di grande virtuosismo, non inferiore a Liszt o Chopin, con tutt'altre, certo, caratteristiche. E quindi per me è stata l'idea è stata quella di dire, visto che Liszt, Chopin e Rachmaninov non li so suonare, proviamo a vedere se riesco a fare Bach nella diciamo parità di difficoltà. E per anni, dopo anni di quotidiana frequentazione, adesso non le suono più, perché le ho suonate talmente tanto che fino a giugno le ho suonate a raffica, le suonavo sempre senza ritornelli, circa 35 minuti, è una prima parte di concerto, però ci sono dentro delle difficoltà
molto elevate per me, per il fatto delle due tastiere, insomma, tante cose. Vorrei comunque sempre far notare che quando maestro Bacchetti dice Rachmaninoff non sono capace a suonarlo, si parla sempre rispetto alla perfezione, mai rispetto, perché è bello questo modo. È una questione di conoscenza dello stile esecutivo che purtroppo io, sai, sono italiano, bisognerebbe da giovane ho suonato qualcosa, anche su YouTube ho messo delle cose che ho suonato da giovane, tipo due studi quadri, qualche preludio, e c'era più rischio, più tecnica, però alla fine comunque non penso di averlo mai penetrato nel migliore delle ipotesi. Questo non le fa altro che onore, questo tipo di prospettiva. Fa altro, adesso dice da giovane, ma non ha ancora 40 anni, quindi voglio dire, sì, sono al traguardo vicino, dice però. Ma perché comunque dico sinceramente che gli anni che passano io li sento. Cioè, li sento più quando ero più giovane, li sentivo di meno. È normale, l'anticipo, io che sono avanti di quella trentina d'anni, ventina rispetto a lei, è normale. Arriviamo a Mozart, che è il programma di questa sera, è il concerto numero 9 per pianoforte, orchestra, in mi bemolle, mi pare che E-flat, dicono gli inglesi, mi bemolle. Che è una tonalità che abbastanza rara per Mozart. È curiosa, sono pochi concerti mi bemolle, c'è quello K482, mi sembra. E poi, forse quello per corno mi bemolle. Mi coglie impreparato, sicuramente questo. Fra l'altro un Mozart ventunenne, era un Mozart ancora del periodo di Salisburgo. È un concerto giovanile, però è come un concerto della maturità, perché è lungo, molto articolato. Sì, il terzo tempo più di mezz'ora. È diviso in tre episodi. E quindi è giovanile, ma per modo di dire. Ma stiamo parlando di un genio assoluto. Mozart è praticamente tutta musica giovanile, morta a 36 anni, poverino. Quindi praticamente è vero, come anche se fosse. È vero, ma nei musica, suoi 36 anni è come. Ha composto fino a K626 è arrivato, no? Quindi ha composto veramente tanto. E poi comunque è molto difficile per il piano, perché la scala di mi bemolle è particolarmente scomoda. Sì, non è la diteggiatura migliore. Sì, a differenza di altri, che non è che siano meno difficili. Tutto difficile, però c'è la scala per esempio di sol maggiore, è un po' meno scomoda per la tastiera. Questa è particolarmente quella di do maggiore, tutti i tasti bianchi. Quella di do maggiore è la più franca di tutte. Esattamente. Con il maestro Luisi ho sbirciato un po' di prove, vedo che mi sembra che ci sia un bel affiatamento. Io ho una grande venerazione del maestro, per me è un idolo, un dio totale, e quelle poche volte che ho avuto l'occasione di suonare con lui, per me come c'è da imparare sempre, mi ha fatto vedere anche delle cose su come suonare Mozart, e per me è solo che fra l'altro è un pianoforte veramente organico all'orchestra, vero? È un po' più che la musica da camera, come se fosse quintetto, sestetto. Tra l'altro proprio qualche settimana fa ho suonato questo concerto insieme a un altro in una versione per quintetto d'archi e pianoforte, quindi ridottissima come orchestrazione. Sì, con la trascrizione c'è una trascrizione di Cottale, Lackner del tardo 800, che ha trascritto tutti i concerti di Mozart per piano in forma di quintetto d'archi e tastiera, e la parte del piano è uguale ovviamente, però devo dire avevo delle perplessità sulla resa del brano, perché essendo l'originale con i fiati, certo, timpani, come tutto quanto, lo sentiremo stasera, esattamente, invece ha reso molto bene, cioè mi sono stato contento, è stata altrettanto bella la musica, e quindi niente, il maestro Luisi ho grande venerazione, poi il modo di lavorare è favoloso, ha un modo anche di fare, la nostra orchestra è eccezionale, è ormai collaudatissima, sono già tante volte, più o meno, poi molti di loro hanno studiato anche, mi hanno studiato al conservatorio, parecchi di loro, sempre nei secoli che furono, però, e quindi li riconosco. A questo punto non possiamo che abbiamo creato tanta aspettativa. In realtà l'intervista poi andrà in onda nell'intervallo, quindi noi stiamo registrando prima, quindi il pubblico a casa saprà già come è andata. Pensi, noi non lo sappiamo, il pubblico lo saprà già. Ma chi lo sa? Io non ho nessun dubbio, ma tra l'altro quel poco che ho visto nel rondò, il solista si leva anche la voglia di fare il pianista. È molto difficile. Emerge proprio molto il pianista, sì, decisamente. Noi abbiamo, la facciamo adesso la cerimonia. Allora, firmeremo la locandina prima di lasciarla andare. Aspetti, che volevo firmarla dopo, ma porta bene firmare la locandina. Speriamo. Noi facciamo. Devo mettere solo la firma. Dove vuole, non è una cambiata. No, quello. Perfetto.
Ecco, noi la ringraziamo veramente tanto di essere stato qui con noi. Grazie a voi. In a voi. Bocca al lupo, ovviamente. E alla prossima. Speriamo.